Buon pomeriggio a tutti cari amici di Binomania, da Pier Giovanni Salimbeni. In questa nuova video recensione vorrei parlarvi di un binocolo crepuscolare di alta qualità. Si tratta del Meopta Meostar B1 Plus 8x56 che mi è stato gentilmente fornito da Bignami, distributore ufficiale dei prodotti Meopta qui in Italia. Costa 1269 euro, IVA inclusa. Iniziamo tra poco, dopo la breve sigla. Prima di parlarvi delle mie impressioni sul campo, vorrei fare una piccola premessa per presentare con più attenzione il marchio ceco. La Meopta Prerov fu fondata nella città da cui prese il nome nel 1933. All'inizio produceva soltanto obiettivi e condensatori, ma successivamente ampliò la gamma includendo svariati strumenti ottici, compresi i binocoli e i cannocchiali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu nazionalizzata e ribattezzata con il semplice nome Meopta, il cui acronimo nella lingua natia significa semplicemente produzione ottico e meccanica. Nel 1971 poi si specializzò nella costruzione di prodotti militari per poi interrompere bruscamente l'attività nel 1981. Fortunatamente nel 1991 avvenne il grande passo, Meopta infatti si privatizzò in una società per azioni. Attualmente è composta da una fabbrica di produzione che, pensate, si estende su ben 26.000 metri quadrati e ha un team di circa 2.400 dipendenti. È ancora il punto di riferimento per molti settori militari ed è una tra le poche a garantire ancora la riparazione dei prodotti vintage. La serie Meopta B1 Plus è disponibile in ben 6 formati: 8x32, 8x42, 10x42 HD, 12x50 HD, un 15x56 HD e questo 8x56. I formati con ingrandimenti superiori e pari a 10x sono composti anche da vetro HD, che però non è stato necessario utilizzare nell'8x56, che come vedrete fornisce ugualmente delle prestazioni molto interessanti. Appena lo si impugna si comprende immediatamente l'esperienza del costruttore. Il binocolo infatti è decisamente robusto, ha un classico design con finestra centrale e un ponte molto ampio dove è incastonato il sistema di messa a fuoco. L'armatura inoltre è bella spessa e dotata di una zona superiore zigrinata e dei linkavi per consentire un miglior posizionamento della mano. Lo scafo inoltre è in lega di alluminio ed è ovviamente impermeabilizzato e riempito di azoto. Meopta inoltre garantisce che è possibile immergerlo in acqua in quanto è un binocolo totalmente protetto dall'umidità, dall'aria, dalla neve e dalla pioggia. In effetti l'ho usato durante una forte nevicata e un paio di temporali non ha fatto una piega. La dotazione comprende, oltre al binocolo, i tappi, una cinghia dotata di sganci rapidi molto ben fatta e resistente, una borsa di alta qualità, paragonabile a quella di prodotti dal prezzo pari al doppio. Non è molto larga, quindi si deve prestare un po' di attenzione quando si infila o sfila rapidamente. È disponibile anche una filettatura per il montaggio sulle piastre fotografiche per osservare con i tre piedi. È celata da un tappo che si deve svitare facendo un po' di attenzione, dato che è praticamente incastonato dalla gommatura. Vi posso suggerire quindi di utilizzare una moneta da 5 cent per sbloccarlo rapidamente. Il sistema di messa a fuoco è veramente fluido, senza giochi o impuntamenti. La distanza minima di messa a fuoco che ho rilevato è di 4 metri. Da questa distanza è necessario ruotare la manopola di un giro e mezzo per raggiungere l'infinito. La situazione in realtà migliora a partire da circa 8 metri, ma non è il binocolo con la corsa della messa a fuoco più breve che ho testato. Molto precisa mi è parsa anche la ghiera integrata per la regolazione delle diottrie, che come vedete è dotata di sistema di blocco e di alcune tacche di riferimento ben visibili. La correzione diottrica dell'oculare è di più o meno 3 diottrie. Il Meopta Meostar B1 8x56 è dotato di obiettivi di alta qualità da 56 mm di diametro. Come vi ho anticipato, non fa uso di lenti HD, ma devo ammettere che la nitidezza e il contrasto sono ugualmente altissimi. Ovviamente vi dovrete aspettare un po' di cromatismo residuo, come evidenzierò tra poco nella parte dedicata alle aberrazioni. Questo è uno dei binocoli più confortevoli che ho provato, anche se i paraluci di gomma non sono morbidissimi. Mi riferisco in realtà al perfetto diametro degli oculari, che consente di osservare comodamente anche a chi possiede una distanza interpupillare modesta tipo la mia. Infatti a 65 mm di distanza, quella tra gli oculari è di 22,35 mm. A causa della grandezza degli obiettivi, la distanza interpupillare minima che ho misurato è di circa 62 mm, ma arriva sino a 77.
La pupilla d'uscita di questo esemplare si è rilevata circolare ben illuminata. Osservando il cielo azzurro a mezzogiorno, infatti, non ho percepito nessuna evidente vignettatura ai bordi. Si nota tuttavia ciò che si definisce falsa pupilla di uscita, anzi se ne possono vedere due. Questa forse è l'unica differenza rispetto a un top di gamma dal prezzo pari al doppio e che può generare talvolta un po' di luce diffusa in alcune situazioni. Il campo inquadrato è pari a 6,35 gradi, ossia un campo visivo di 111 metri a 1000 metri. Non è quindi un binocolo grandangolare, dato che il campo apparente è di poco superiore ai 50 gradi. I prismi sono Smith Pesham di alta qualità, in vetro BH4, con un probabile rivestimento in argento a strato singolo o multistrato, non ho trovato purtroppo nulla a riguardo. Il binocolo inoltre è ottimizzato con il trattamento antiriflesso MeoBright 5501 e anche con il sistema idrorepellente MeoDrop, che evita l'agglomerazione delle gocce di acqua e facilita la pulizia delle lenti. È giunto adesso il momento di parlarvi delle aberrazioni cromatiche e geometriche di questo binocolo. Al centro del campo, come vi ho anticipato, non essendo un binocolo dotato di ottiche D, si nota talvolta un po' di aberrazione cromatica, più che altro su soggetti in forte controluce, e si palesa come un lievissimo contorno. Ma in realtà, nella maggior parte dei casi e delle condizioni di illuminazione, il centro mi è parso abbastanza privo di cromatismo residuo. Si mostra invece come cromatismo laterale già verso il 65% del campo, ove maggiormente con soggetti in forte controluce come i rami, i rapaci eccetera eccetera, si nota un evidente alone verde viola. Il Meopta Meostar B18x56 fornisce comunque un buon campo di vista, quasi totalmente corretto sino al bordo. Le margini degradano lievemente soltanto verso il 90-95% del campo. La distorsione angolare è presente a cuscinetto verso il 70% del campo. Il panning mi è parso piacevole. Per quanto riguarda le altre aberrazioni, ho osservato anche il cielo stellato e ho notato che si mostra un po' di astigmatismo ai bordi del campo, a circa l'85% a partire dal centro del campo di vista. La coma invece mi è parsa poco evidente. Con questo binocolo ho voluto fare un piccolo esperimento proprio per mostrare ai lettori le potenzialità di un crepuscolare da 56 mm. Vorrei fare soltanto una considerazione iniziale. Spesso gli appassionati organizzano delle comparative veloci magari osservandola dentro la Jeep o da un'altana, mentre utilizzano magari uno smartphone o si trovano in mezzo all'inquinamento luminoso. La leggenda metropolitana è che siano sufficienti pochi minuti per adattare la vista umana alla notte. In realtà il processo è molto più complesso di quello che si possa pensare. Vi ho già parlato della fisiologia degli occhi nel video riguardante la sfida al crepuscolo, che magari vi invito a rivedere. E spero abbiate letto l'ampia disamina nello speciale Visione notturna apparso in edicola tempo fa. Potrei comunque sintetizzare la questione dicendovi che l'adattabilità alla luce non dipende soltanto dalla dilatazione pupillare e dalla grande latitudine di posa dell'occhio umano. E infatti il cervello a interpretare le immagini che giungono attraverso il sistema visivo, decodificandole in base all'esperienza pregressa. Per questo motivo, per testare molto bene un binocolo crepuscolare come questo, è necessario trascorrere al buio senza guardare nello smartphone per almeno un'oretta. E a tal punto sarete veramente in grado di percepire la reale luminosità di un binocolo. Vi mostro ad esempio cosa è successo qualche sera fa durante un test sul campo. Ragazzi, inizio le osservazioni, poi ve ne parlerò comunque nella video recensione. Adesso sono le 17:21, sono nell'altana in compagnia del Meopta 8x56. Penso che andrò avanti fino alle 6:30 e dopo ci aggiorniamo. Adesso sono le 18, sto inquadrando la radura, la parte quella in ombra in fondo è a circa 70 metri dalla postazione. Comunque è un po' difficile fare delle riprese del genere, anche perché, come comprenderete, parte della trasmissione luminosa si perde anche con il passaggio all'obiettivo, la mirrorless,
In ogni caso, in visuale la situazione è migliore rispetto a quella che state vedendo adesso attraverso il monitor della mirrorless. Io direi quasi un 30% in più la visibilità a occhio nudo. Ore 18 del 13 dicembre 2021. Sto cercando di mettere a fuoco a mano perché la mirrorless lavora già a 3200 ISO e non ce la sta facendo più. Lo scopo di questa recensione è quello di testare il binocolo crepuscolare Meopta 8x56, che ho già provato al crepuscolo, ma adesso, approfittando della fase lunare a metà e della presenza di un po' di neve, proseguirò le osservazioni per almeno un'altra ora, un'ora e mezza. Ora però devo spegnere tutto, sia il telefono che la mirrorless, proprio perché devo cercare di abituare le mie pupille, che qualora utilizzassi appunto dei gadget elettronici non riuscirebbero a dilatarsi per quanto mi è concesso. Sono le 7:15, io ho osservato dopo aver ambientato le mie pupille e vi devo dire che attualmente con un 8x56 in queste condizioni è possibile percepire dei dettagli interessanti anche a 60-70 metri di distanza. Ad esempio, poco fa è passata una coppia di cinghiali e seppur fossero neri, comunque anche grazie al contrasto netto della neve sono riuscito ad osservarli senza particolari problemi. La differenza, ad esempio, invece adesso è enorme, perché sto guardando il monitor della mirrorless, ho acceso lo smartphone e vi devo dire che già drasticamente è bastato illuminare le mie pupille che la visione è peggiorata tantissimo. Proprio per questo motivo è necessario, fondamentale per utilizzare questi binocoli, ambientare alla perfezione la vostra vista, che non vuol dire continuare a osservare il telefono e che non vuol dire aspettare soltanto 10-15 minuti. Il problema è che purtroppo a volte si fanno le comparative all'interno di una Jeep, magari si guarda lo smartphone e poi si pensa di aver visto chissà quali differenze, quando in realtà è improponibile poterlo fare. Vi ripeto, mi è bastato accendere soltanto la mirrorless e guardare adesso il monitor per avere una percezione completamente differente a quella di 2-3 minuti fa. Ritornando a parlare delle prestazioni crepuscolari del Meopta 8x56, stento a credere che fornisca una trasmissione luminosa dichiarata nell'88%, dato che dalle mie prove effettuate con un altro 8x56 di alta qualità e maggior prezzo, prestatomi da un amico, mi pare sia più vicino al 94-95% rispetto a quanto dichiarato. In ogni caso, avete compreso che attraverso questo binocolo è possibile compiere delle interessanti e proficue osservazioni al crepuscolo e anche a notte inoltrata, in presenza magari della luna piena o della neve. La sera in cui ho girato la clip in esterna avrei potuto continuare a usarlo per altre ore, visto che il mio adattamento visivo era ottimale e la luminosità fornita dai due obiettivi era notevole. Per quanto riguarda la mera osservazione naturalistica, non è un binocolo egregiamente corretto per l'aberrazione cromatica e quindi potrebbe non interessare ai birdwatcher più esigenti, ma è palese come sia luminoso, robusto e in grado di fornire innumerevoli dettagli anche per le osservazioni nel sottobosco. Penso infatti sia impareggiabile per l'osservazione degli ungulati al crepuscolo. Per quanto riguarda invece l'osservazione astronomica, non avrei dovuto parlarvene, visto che comunque non è un binocolo che è stato specificatamente progettato per questo genere di osservazioni. Tuttavia vorrei parlarvi brevemente delle mie impressioni grazie a una splendida nottata passata in montagna, che mi ha fatto comprenderne le sue potenzialità. Non ha una resa perfetta sino ai bordi, ma la luminosità è molto molto proficua per osservare oggetti celesti come ad esempio la nebulosa M42 di Orione o la galassia di Andromeda. In definitiva, per le osservazioni prettamente astronomiche è un binocolo molto luminoso, ma è ovvio che a causa della grande pupilla d'uscita di 7 mm si debba sfruttare tutta la sua potenza sotto un cielo effettivamente scuro e con la vista ben adattata al buio. È giunto adesso il momento di parlarvi in sintesi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi citerei l'ottima costruzione, l'ottima qualità dei prismi e dei trattamenti antiriflesso, l'ergonomia e le prestazioni crepuscolari. Nessuna vignettatura ai bordi, è molto confortevole sia per i portatori di occhiali perché ha una piccola distanza interpupillare. Oltretutto, come vedete, anche la posizione del dito indice è perfetta e non affatica nel lungo periodo.
Tra i difetti cito la presenza di aberrazione cromatica, soprattutto quella laterale però, e le false pupille di uscita che vi ho mostrato. In definitiva ritengo che il Meopta Meostar B1 8x56 sia un binocolo molto valido, che certamente vale i soldi che costa e forse anche qualcosa di più. Nell'uso pratico ho anche apprezzato la grande qualità meccanica, la precisione della messa a fuoco e la grande comodità degli oculari. Secondo me è un binocolo comodissimo, ve lo ripeto ancora una volta. Non è uno strumento grandangolare, ma il campo di vista è quasi totalmente sfruttabile sino al bordo. Per chi non avesse grosse esigenze riguardo all'abbattimento dell'aberrazione cromatica, penso sia una validissima opzione rispetto alla più costosa concorrenza. Oltretutto, lo ripeto, la percezione è che riesca a fornire una trasmissione luminosa maggiore di quanto dichiarata. Io vi ripeto il prezzo prima di salutarci, che è di 1269 euro IVA inclusa. Io ringrazio Bignami, che vi ricordo è distributore ufficiale dei prodotti Meopta qui in Italia, per avermi inviato in visione l'esemplare oggetto di questo test. Vi saluto, ci vediamo la prossima settimana per l'ultima recensione del 2021 e quotidianamente su binomania.it e sui social associati. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e vi invito, se vi è piaciuto questo video, a iscrivervi al mio canale premendo sull'icona di Binomania qui in alto. Ciao ragazzi!